12 ottobre 1960, New York. Durante un'assemblea delle Nazioni Unite, il segretario del Partito Comunista Russo, Nikita Khrushchev, si toglie una scarpa brandendola. Il gesto, una delle immagini icona del XX secolo, avviene per protesta nei confronti dell'intervento di un oratore filippino, Lorenzo Sumulong, che stava parlando della dominazione sovietica sui paesi dell'Europa dell'Est. La scarpa, di colore chiaro, con i lacci, rimane poi in bella vista sul tavolo per tutto il tempo della seduta all'ONU. In seguito, molti diplomatici affermeranno che non si è mai capito se Khrushchev abbia davvero usato una delle sue, ne abbia presa una in prestito da Gromyko, che gli stava accanto, o ne avesse portata una apposta nella borsa per batterla sul tavolo.